n'ije n'ụlọ Chukwu n'ụlọ Chineke nna m n'ụlọ Chukwu ka n'ije n'ụlọ Chukwu n'ụlọ Chineke nna m n'ụlọ Chukwu ka n'ije n'ụlọ Chukwu n'ụlọ Chineke nna m n'ụlọ Chukwu. Sono veramente molto felice di essere qui, sono sorella Caritas e appartengo alla famiglia Emmanuel e vengo dalla Nigeria e sono qui per condividere con voi la mia storia. Ibedo è una piccola cittadina su un'isola e in questa cittadina ci sono 8.000 abitanti, 5.000 di questi sono bambini. Non abbiamo acqua pulita, acqua potabile, non abbiamo una strada. Per arrivare alla città più vicina dobbiamo prendere l'imbarcazione. La mia storia inizia così. C'è molta analfabetizzazione, non c'è istruzione, però non fa niente, non è certamente colpa loro, sono emarginati dal governo. Suor Inza ha un grande coraggio ad essere lì con loro e possiamo lasciarla stare perché comunque è una straniera in Nigeria. Tutte le suore partecipano, cercano di lavorare a Igbedor. E poi gli abitanti dell'isola sono principalmente contadini, vorrebbero portare con loro i bambini sui campi, ma i bambini non sono istruiti. E io non voglio che tu porti via mio figlio per istruirlo, sono naturalmente persone ignoranti, però una volta camminavo e mi hanno detto: sorella Caritas, sì, le voglio bene, voglio essere come te, voglio essere istruita come te, come suor Caritas. E noi li obblighiamo a venire a scuola. Non abbiamo alcuna struttura, non abbiamo alcun edificio e noi praticamente facciamo lezioni all'ombra degli alberi. Siamo contenti, l'importante è che siano contenti anche i bambini. Noi siamo felici e il risultato è che i bambini apprezzano l'istruzione, anche i genitori finalmente apprezzano moltissimo questa istruzione. Adesso sanno scrivere, sanno leggere, grazie alla nostra scuola. Abbiamo 420 alunni e sono tutti contenti del nostro lavoro. E ho un'altra storia. È la storia di una donna malata, trascurata dalla sua famiglia, e aveva un marito, e ero lì, passavo da quelle parti e ho chiesto al marito di questa donna: cosa è successo con tua moglie, cosa c'è che non va? Suor Caritas, lasciami stare, io odio questa donna. Cosa? Odi tua moglie? E mi ha risposto: è una strega, non posso riprendermela perché è contro la nostra cultura. Allora ho detto: no, anche se tu abbandoni questa donna non è possibile, è una donna, ha l'immagine di Dio in se stessa, però io in realtà non posso abbandonarla, ecco perché sono qui. Quindi immediatamente dopo Ho detto alla madre superiora, cosa facciamo? L'abbiamo portata in ospedale, in città? E il medico e le infermiere l'hanno seguita, l'hanno aiutata a riprendersi. Poi sono andata a visitarla in ospedale e quando mi ha visto era molto felice e anch'io ero felice. Poi le ho chiesto, sei stata male? Ci sono state delle persone che praticamente ti hanno respinto, ma cosa hai fatto? Non poteva dire nulla. E allora le ho chiesto, ho sentito che tu sei una strega, è vero, sei una strega? E lei non ha detto nulla. Ho detto, bene, devo fare il mio lavoro di madre. L'ho portata da un sacerdote e ho spiegato il problema. E poi gli è stato dato un aiuto con le parole di Dio. Però la donna adesso è più felice, anche noi lo siamo. Poi un'altra storia ancora, è la storia di una giovane ragazzina di 3 anni con una malattia, è malata da diverso tempo, l'abbiamo portata in ospedale, si è ripresa, dopo alcune settimane si è risentita male, poi l'abbiamo portata ancora una volta in ospedale, l'hanno visitata, abbiamo scoperto che aveva il colera per via dell'acqua sporca, l'acqua stagnante, non c'era acqua potabile in quel luogo. A quel punto ovviamente aveva problemi ematici, e cercavamo un posto dove potessimo fare delle trasfusioni di sangue e un posto dove poter comprare il sangue. Poi cercavamo qualcuno che donasse il sangue, nessuno voleva donare il sangue per questa bambina, era veramente terribile per noi sorelle, e mi hanno detto non posso dare il mio sangue, Suor Caritas. Ma come? A tua figlia? E allora l'ho donato io, ho donato io il mio sangue. Dopo alcuni giorni questa bambina era di nuovo piena di vita ed è ancora viva e quindi salta, gioca. Ma la cosa più importante del nostro lavoro è che nonostante le sfide, le difficoltà, noi siamo molto felici. Le suore, e Suor Inza, che non è in Nigeria, è molto molto contenta e noi lo siamo. E per terminare la mia breve presentazione, io vorrei cantare una canzone per tutte le donne qui presenti, perché noi tutte siamo delle madri e questa canzone è nella mia lingua, è una canzone per tutte le donne. Nne Janja, abụkwa nne m ụwa, ọ bụ na nne m enweghị ego, abụkwa nne m ụwa. Chukwu biko nna m gọzie nne m nye ya ọganiru. Thank you. Thank you. Thank you. Africa. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.